Assessore Benelli, perché secondo lei mancava uno spazio come questo che viene presentato oggi? Perché è uno spazio sul modello di alcuni centri culturali polifunzionali, cioè che mettono insieme varie funzioni che ci sono in diverse capitali europee, sicuramente ho in mente Madrid, Parigi, Nizza. Sono dei centri che hanno una grande ambizione, quella di mettere insieme una creatività culturale, cioè attività di produzione culturale molto innovativa, con un'attenzione al territorio e allo spazio locale che sta intorno, diciamo, al contesto urbano in cui si situano. Quindi fanno anche un lavoro importante di carattere sociale, di integrazione sociale, cioè lavorano insieme agli abitanti del territorio. Questo è un progetto davvero innovativo, di stampo europeo, che a Milano mancava. Qual è l'impegno del Comune di Milano anche in termini di spese? L'impegno del Comune di Milano è soltanto quello di aver assegnato lo spazio a questo progetto che ci sembrava interessante. Abbiamo dato questo immobile, che è peraltro un immobile molto degradato, è un capannone, una stecca uffici che andranno abbattuti da chi costruirà poi il nuovo centro, e abbiamo dato l'area e questo immobile in concessione gratuita per una trentina d'anni, considerando il grande sforzo economico che chi deve costruire il centro dovrà fare, sia per l'investimento iniziale sia per garantire una sostenibilità economica delle attività che si svolgeranno lì dentro. Mare Culturale Urbano è un centro di produzione artistica che attiverà progetti culturali di residenze artistiche a forte impatto sociale, quindi sarà un luogo a vocazione internazionale ma anche con radicamento molto molto significativo sul territorio di riferimento. Noi vogliamo aprire centri di aggregazione che siano prima di tutto dei luoghi dove le persone si possano incontrare, confrontare ed essere stimolate da un'offerta culturale ad alto livello che li coinvolga a più livelli. Ecco, quali sono le regole e chi potrà usufruire di questi spazi, appunto, le regole per la fruizione? Allora, rispetto alla fruizione da pubblico, da cittadini che vogliono partecipare alla nostra attività, saranno dei luoghi senza barriere d'entrata praticamente, perché saranno aperti quasi 24 ore su 24, dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte, e saranno, invece dal punto di vista artistico, ci saranno bandi aperti, quindi a cui si potrà partecipare, e ci sarà anche una scelta da parte di un coordinamento artistico e da una direzione artistica che comunque manterrà una linea editoriale molto precisa. Assessore, un altro spazio culturale a Milano, rispetto agli altri in che cosa si differenzia questo? Innanzitutto la sua collocazione urbana, stiamo parlando di Via Novara, un luogo lontano dal centro ma fortemente ben connesso con la città anche grazie allo sviluppo del trasporto pubblico locale. Uno spazio di grande innovazione per la sua polidicità, con una molteplicità di funzioni davvero innovativa, arti performative, spazi prova, sale cinema, teatro, foresteria, davvero qualche cosa che permetterà un intreccio molto profondo tra la dimensione produttiva, culturale e le nuove tendenze sulla scena creativa internazionale. Riuscirà a mettere in connessione molto forte il territorio locale, la zona in cui questo luogo crescerà, e appunto la vocazione internazionale di Milano, perché il modello di gestione risponde esattamente a quelli che sono i criteri e le modalità di gestione degli spazi culturali per tutta Europa. Credo che sia una delle tante cose che lasciamo nei nostri cassetti, facendo vedere come di fatto tanti siano stati i progetti di partecipazione e di condivisione con la città. Tra l'altro questo progetto verrà raccontato in fase laboratoriale per una settimana intera agli Expo Gate, a testimonianza del nuovo respiro che questa città ha preso grazie alla nostra amministrazione.